Il caldo torrido non ha scoraggiato i circa 18 milioni di turisti che solo nel mese di luglio hanno preso d'assalto le città più belle del nostro paese. Ma che esperienza vive un turista quando arriva in Italia? Mi fingo turista e la mia vacanza insieme a un'amica comincia a Roma, la città eterna. Arriviamo alla stazione Termini e cerchiamo un taxi, ma ci troviamo davanti a questa fila chilometrica. Per questo c'è chi se ne approfitta. Taxi? Per andare in zona Vaticano? 48 euro, signore. Che... Ma è un fisso? È una tariffa fissa? Sì, ce l'avevo detto, ci ho bloccato. Capiamo che forse non si tratta di un taxi ufficiale. E allora, meglio prendere la metropolitana. E quando andiamo a fare i biglietti, questa signora ci offre il suo aiuto. Non va la carta. Dobbiamo proprio pagare in contanti. E mentre ci dà il resto... si è tenuta 2 euro. Ma è... Arrivate in centro, proviamo a raggiungere il Vaticano. Something with us? Fresh food, tutto italiano, carbonara, matriciana. Yummy. Seafood, tortellini. We'll think about it. Ha fatto perdere tutto sto tempo, ormai sì. E quando finalmente arriviamo a San Pietro, notiamo che tante persone hanno al collo questo tesserino con la scritta Tourist Information. I'm volunteer. Sure. I'm volunteer? Yeah. Ma secondo voi sono davvero qui per aiutarci? Only you pay Vatican Museum and Sistine Chapel. If you do it, you pay the office, not me, it's 55 euro one person. If you do it guide, it's 99 euro. Same. Skip the line, 55 and 55. If you buy the office, not me. Ora è chiaro, ci sta vendendo i biglietti per conto di un'agenzia e ci assicura di saltare la fila alla modica cifra di 55 euro. In realtà i prezzi sul sito ufficiale sono altri. Se facciamo la fila in biglietteria paghiamo 20 euro e se invece lo facciamo online saltando la coda sono solo 25. La stessa cosa succede quando usciamo dalla metro Colosseo. Book the tickets, Colosseum? No. We go inside the Colosseum. You don't have to wait in the lines when we go inside. How much is it? How much is it just for the Colosseum? Just for the Colosseum we can do 70 euro per person. E anche qui dal sito ufficiale scopriamo che un biglietto d'ingresso costa 18 euro e con la visita guidata 26, tre volte in meno rispetto a quello che ci hanno appena proposto. E alla biglietteria ufficiale ci mettono in guardia. La guida non esiste, salta fila non esiste. Ci hanno detto che c'era l'audioguida. Siamo a Roma, ragazzi. Eppure il regolamento del Comune di Roma parla chiaro. Per i saltafila è vietata l'attività di intermediazione e promozione di tour turistici e malgrado la presenza dei vigili continuano a lavorare indisturbati. Vieni, là. Mi sa che non vieni. Entreremo al Colosseo. La foto. Ma almeno scattiamo una foto ricordo. No, 5 euro, 5. 5 euro? Yeah. How much? 2 euro, una? Che poi l'acqua delle fontane di Roma è buona ed è pure gratis. Ma non è l'unica cosa che vogliono venderci. Oh, thank you, better than for me. No. I give discount, okay, 15 euro. E c'è pure chi si spaccia per il famoso corriere di una multinazionale. Working for a... The price 118. Uh-huh. For you 45. Are they original? Original. È stata una lunga giornata. Saluto la mia amica e prendo un treno per raggiungere Firenze. Incontro Katie, una ragazza americana che lavora proprio con i turisti. Mi racconta che tutti i giorni in centro si incontrano gruppi di pseudo giocatori come questo. C'è un mazziere che muove le scatolette e ci sono i suoi complici che fingono di scommettere e guarda caso vincono un sacco di soldi. Ed eccoli qua, ci sono pure oggi. Allora proviamo a giocare pure noi, puntando 20 euro. Sì, ma 50 devi mettere. Perché no? Perché è minimo 50. Ma poi quando si avvicina a questo signore con il portafogli in mano, capiscono che è lui il turista da spennare. Prima lo fanno vincere. E poi... No. Did you lose?
Yeah, I lose. How much did you lose? 50. I wanted to play. You lose? But don't play. Because don't play. No, because it's tricky. Per questo il comitato dei residenti ha stampato centinaia di cartelli come questo. E abbiamo tappezzato tutta la strada, tutta. E questi signori perdono centinaia e centinaia e centinaia di euro. Per fortuna possiamo consolarci con tutta questa bellezza, eppure con una bella bistecca alla fiorentina. I ristoranti attirano i clienti con prezzi davvero competitivi. La mangiamo spendendo solo 16,50 euro. Ma sarà una fiorentina autentica? Per sciogliere ogni dubbio, raggiungo il presidente dell'Accademia della Fiorentina. Deve essere alta almeno 4 cm, deve essere rossa all'interno, deve pesare non meno di 800 grammi. Così gli mostro il video di quella che ho mangiato io. Dalle dimensioni sia dello spessore, ma anche dalle dimensioni stesse e anche di come viene servita, non è una bistecca alla fiorentina. E io che mi ero illusa. Lo saluto perché devo ripartire. Non posso lasciare l'Italia senza aver visto Venezia, talmente piena di turisti che un consigliere comunale ha proposto di colpirli con la pistola d'acqua, così per scoraggiarli. E a proposito di eccellenze made in Italy, rimango affascinata da questi pezzi unici in vetro di Murano che riempiono le vetrine. How much is it? 53. And it's real Murano? Yes. Plus? Just touch. Ho fatto un affare. Oppure no? Lo chiedo a Giancarlo Signoretto, maestro vetraio famoso in tutto il mondo. La parte alta noi la rifiniamo in un altro modo. Sinceramente parlando, ho dubbi che questa sia stata soffiata a Murano. Questo qua, secondo me, non è proprio rifinito tutto a mano. Un vaso come questo fatto da me? Un vaso con me, fatto così da me, non posso darlo via a meno di 150 euro. Ho preso un pezzo di vetro. Hai peso qualcosa che è un sogia. E alla fine mi sono fatta fregare.